In collaborazione con Consorzio Latterie Virgilio, Margini Teloni, Guastalla. Benvenuti cari amici ad una nuova puntata di Vita Agricola, la trasmissione che Mantova 1 dedica all'agricoltura mantovana. In questa puntata parliamo di etichettatura. L'Unione Europea vorrebbe introdurre il Nutri-Score o etichetta a semaforo, c'è preoccupazione nel mondo agricolo. Sentiamo. A proposito di etichettatura, Nutri-Score, etichette a semaforo, è una delle prossime battaglie che possono penalizzare i prodotti italiani, per cui assolutamente non devono essere introdotte. Beh, sicuramente il Nutri-Score, o meglio etichettatura a semaforo, rischia di andare a penalizzare proprio le eccellenze del nostro agroalimentare. Vale per le nostre grandi DOP, per quanto riguarda soprattutto il settore suinicolo, ma vale anche per il lattiero caseario, vale, diciamo così, per le eccellenze che l'agroalimentare ha sempre rappresentato nel mondo. Il paradosso è che questa forma di etichettatura non tiene minimamente in considerazione quella che è la qualità del prodotto e quanto questo prodotto in realtà faccia bene. Basti pensare che oggi i cittadini italiani sono i cittadini più longevi a livello mondiale. Viviamo mediamente 15 anni in più rispetto a un cittadino statunitense, grazie proprio al nostro sistema di alimentazione. La battaglia che anche sotto questo punto di vista si sta cercando di fare è far capire che spendere qualche centesimo in più quando si va a fare la spesa è la prima vera forma di risparmio per quanto riguarda l'acquisto poi di prodotti farmaceutici, perché nella corretta alimentazione hai il primo beneficio nello star bene. Contestualmente abbiamo presentato una proposta italiana a livello europeo per quanto riguarda un sistema di etichettatura cosiddetto a batteria, che esclude le DOP da qualsiasi forma di etichetta, ma soprattutto va invece a dire quello che deve essere correttamente in termini di quantità consumato ogni giorno da qualsiasi cittadino, indipendentemente da dove viva. Tutela del Made in Italy è una battaglia storica di Coldiretti, quindi non ci si ferma sicuramente nel 2020. No, siamo il 2020, sarà ancora un anno di grandi battaglie. Non nascondiamo che anche il discorso del Nutri-Score, dei semafori, sia uno dei passaggi importanti che ci sta preoccupando molto, perché di fatto si andrebbe a delimitare molto quelle che sono le produzioni italiane e si andrebbe a valorizzare produzioni che sono di tipo industriale. Quindi indubbiamente si esce da una logica di dieta mediterranea, dove la dieta mediterranea ha dimostrato di saper far vivere le persone anche 20 anni di più rispetto a dove non si applica la dieta mediterranea. Quindi credo che già solo questo dato da solo spieghi ai consumatori cosa voglia dire rispettare la dieta mediterranea. Sarà un lavoro duro, un lavoro importante e soprattutto fatto in Commissione Europea, dove abbiamo pochi agganci, e quindi sarà un lavoro ancora più difficile, dove le grandi multinazionali fanno valere il loro peso, ma credo che noi continueremo a dire la nostra. Etichettatura, ci sono state comunque delle battaglie vinte importanti in questi anni dal punto di vista della tracciabilità e della sicurezza alimentare anche per i consumatori. Sì, sono state vinte alcune battaglie, sono state fondamentali, ma credo che la battaglia più importante che sia stata vinta è che siamo riusciti a far capire al consumatore che il consumatore ha diritto ad avere una chiara conoscenza di quello che va a consumare, e credo che questa sia la più grande vittoria che abbiamo ottenuto in questi anni. Indubbiamente su alcuni settori si è ottenuto, su altri siamo in itinere, c'è da continuare su questo lavoro, è fondamentale, però avere il consumatore a fianco, dove anche lui credo che vada a chiedere e pretendere quello che sia un'etichettatura, dopodiché il consumatore e la grande distribuzione può vendere tutto ciò che vuole, in modo che quando le persone sono edotte possono scegliere, da questo punto di vista siamo tutti più tranquilli. Certo, avere un'etichettatura chiara si dà un grosso vantaggio a quella che è l'agricoltura italiana. Tra le preoccupazioni anche l'etichettatura, il Nutri-Score, una delle ultime cose che è uscita, che comunque sarebbe un grave danno per i nostri prodotti. Assolutamente sì, non possiamo accettare che prodotti della dieta mediterranea, in gran parte prodotti DOP, quindi con un disciplinare certificato che ne attesta la qualità, vengono etichettati come prodotti dannosi per la salute secondo una visione del tutto, diciamo, soggettiva, figlia di interpretazioni molto influenzate
dalla grande industria del food, diciamo, del nord Europa e anche oltreoceano. Per cui noi difenderemo a spada tratta i nostri prodotti in linea con i consorzi di qualità e chiediamo che il governo sia determinato e, come dire, convinto e soprattutto inamovibile sulla difesa di questa posizione. La Lombardia esporta 500.000 tonnellate di prodotti lattiero-caseari l'anno per un valore di 1,2 miliardi di euro e 270.000 tonnellate di carne per un valore di 750 milioni di euro. Il Nutri-Score creerebbe non pochi problemi alle esportazioni, da cui la necessità di tutelare gli interessi dei produttori e consumatori lombardi. L'etichettatura è fondamentale per tutte le organizzazioni agricole, deve dare informazioni precise e chiare sulla qualità di assunzione corretta degli alimenti. Da queste etichettature però risulta fondamentale escludere le produzioni tutelate come DOP e IGP, protette da disciplinari di qualità approvati dalla stessa Comunità Europea. Pensare che l'olio del Garda, il grana padano, parmigiano reggiano, prosciutto crudo di Parma o salame di Cremona possano avere un bollino rosso è dir poco folle, commentano dalla Regione Lombardia. Sarebbe uno schiaffo al ciclo produttivo votato all'export e una mistificazione della realtà, visto che la dieta mediterranea è riconosciuta dall'UNESCO come l'ISIR di lunga vita. Anche il presidente della Lombardia, Tinio Fontana, è intervenuto sui social contro questa idea. Grana padano altamente sconsigliato, giù le mani dalle eccellenze del Made in Italy, si legge. Chi in Europa sta pensando a questa nuova classificazione vuole danneggiare i nostri prodotti per favorire le multinazionali straniere. Assolutamente no al Nutri-Score. Così il presidente Fontana sulla sua pagina Facebook ha espresso la propria contrarietà all'introduzione della normativa europea dell'etichettatura a semaforo sulle confezioni dei prodotti agroalimentari. Stessa posizione da parte dei consorzi di tutela. Il parmigiano reggiano, così come le altre indicazioni geografiche, non hanno bisogno di un logo ulteriore per imporre il suo valore. Inserire l'eccellenza dell'agroalimentare italiano in qualsiasi sistema nutrizionale facoltativo significa banalizzarle, creare confusione nella testa del consumatore, vanificando lo sforzo del consorzio che si batte per evidenziare la specificità della DOP. Così Nicola Bertinelli, presidente del consorzio parmigiano reggiano, che si pronuncia a favore dell'esclusione dei prodotti DOP e IGP nell'adozione su base volontaria del sistema di etichettatura a batteria proposto dal governo. Il parmigiano reggiano non è una commodity, è un prodotto ad alto valore aggiunto riconosciuto dai consumatori e dai nutrizionisti come formaggio degli altissimi valori nutrizionali, ricco di proteine, vitamine, sali e minerali. Non abbiamo bisogno di un logo di etichetta che assicuri il consumatore. Il principio dell'esclusione, aggiunge Bertinelli, deve essere pertanto ribadito nel decreto nazionale sul sistema batteria, così che lo si riesca a far valere secondo il principio di mutuo riconoscimento anche verso quei paesi che applicano il Nutri-Score. Ed ora le altre notizie del nostro TG Agricolo. L'Unione Europea ha autorizzato Ismea a utilizzare una dotazione di 50 milioni di euro da destinare al rilascio di garanzie per l'accesso al credito ad imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca. La garanzia offerta da Ismea consentirà da un lato l'abbattimento degli spread applicativi ai tassi di concessione dei finanziamenti e dall'altro la riduzione del patrimonio di vigilanza delle banche previsto da Basilea 2, rendendo più agevole la concessione di finanziamenti. Queste forme di garanzia prevedono le seguenti modalità di intervento: fideiussioni a fronte di finanziamenti, controgaranzie e cogaranzie in collaborazione con Confidi e altri fondi di garanzia pubbliche e privati, anche a carattere regionale a fronte di finanziamenti, garanzia a fronte di porzioni di portafoglio costituite da esposizioni di durata residua non inferiore a 18 mesi ed importo residuo medio non superiore a 1 milione di euro. Il Ministero della Salute ha diramato una nota ufficiale riguardante i nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, virus H5N8, che si stanno diffondendo in Europa con casi segnalati in Slovacchia, Ungheria, Romania e Repubblica Ceca, diffusione con ogni probabilità tramite volatili selvatici. Allo scopo il Ministero ha deciso la sistematica adozione di idonee misure di biosicurezza relative alla corretta applicazione dei protocolli di pulizia e disinfezione, al divieto di entrata e uscita nelle aziende di persone non autorizzato, alla verifica della corretta movimentazione di veicoli e di persone in entrate e uscite nelle aziende, allo stoccaggio e smaltimento della pollina e allo stoccaggio della lettiera vergine che dovrà essere adeguatamente protetta dal contatto con volatili selvatici. Gli allevatori dovranno poi segnalare prontamente ai servizi veterinari casi di mortalità anomala e cali di produzione e/o variazione nel consumo di acqua e mangime.
A partire da sabato 1 febbraio sono tornati in vigore i bollettini per lo spandimento dei liquami a cura di ARPA Lombardia, ERSF e Regione Lombardia. Per sabato 1 febbraio e domenica 2 la distribuzione era vietata su tutto il territorio lombardo, mentre lunedì 3 febbraio è stato possibile espandere i liquami in regione. Si ricorda che fino al prossimo 31 marzo vige il divieto di spandimento di liquami zootecnici sui terreni localizzati nei comuni, ove vi siano adottate le misure temporanee di primo e secondo livello istituite ai fini del miglioramento della qualità dell'aria. Ringrazio la Guardia di Finanza di Padova che ha sequestrato e incenerito 10 tonnellate di carni suine provenienti dalla Cina, introdotte nell'Unione Europea in violazione delle norme e potenzialmente contaminate dalla peste suina africana. L'arrivo di questa patologia in pianura padana sarebbe un disastro, soprattutto per la Lombardia, che è la prima regione suinicola nazionale e alleva il 50% dei capi italiani, ha commentato l'assessore regionale all'agricoltura Fabio Rolfi. Da anni ormai chiediamo attenzione al tema con l'attivazione di un piano di emergenza, rafforzando i controlli non solo sul cibo in ingresso, ma anche sui mezzi di trasporto, per non parlare poi del contenimento della fauna selvatica, a partire dal cinghiale, principalmente veicolo di trasmissione. Ma il governo sembra interessare di più tutelare i cinghiali che il futuro delle nostre aziende, ha concluso Rolfi. Il numero di suini allevati nelle diverse province lombarde è complessivamente di 4,3 milioni, a Mantova sono 1.095.536. Ed ora andiamo a scoprire in quale azienda vi portiamo questa settimana. Raccontiamo un po' la storia della vostra azienda, quando è nata e un po' di numeri, quanto è grande e cosa fate? Allora, all'inizio che ci siamo trasferiti qua con l'allevamento, abbiamo iniziato, avevamo 600 capi, la maggior parte proveniente dalla Sardegna e dall'Irlanda. E producevamo gli animali per i nostri fornitori e poi l'andamento è quello che c'è stato, abbiamo deciso di ridurre il numero dei capi e di girarci a fare produzione per i nostri clienti del nostro spaccio, e se tornerei indietro incomincerei anche prima, perché dà soddisfazione, è un piacere avere contatto con la gente, prendere complimenti con il prodotto che piace. Una storia lunga quella dell'azienda De Gennaro, arrivata a Villanova de Bellis 30 anni fa. Da 10 effettua anche vendita diretta presso lo spaccio e ha visto il ricambio generazionale. Anche il figlio di Antonio infatti lavora nell'azienda di famiglia. È capitato questa azienda, la famiglia era numerosa, mio padre decise di comprare questa azienda per spostarci un po' e per produrci noi gli animali, perché veniamo già da generazioni di macellai, quindi ci siamo allargati facendo dal produttore al consumatore, dalla A alla Z, ecco. L'azienda De Gennaro fa parte del consorzio lombardo produttori carne bovina, ma che cosa vuol dire? Il consorzio ha un disciplinare di etichettatura riconosciuto dal Ministero, il nostro numero di autorizzazione è IT009ET e ogni bovino che è allevato in un allevamento di socio del consorzio è venduto in un punto vendita convenzionato, è seguito dal certificato di tracciabilità ed etichettatura della carne, dove possiamo trovare tutte le notizie obbligatorie secondo il regolamento 1760 e tutte le notizie volontarie che noi abbiamo deciso di inserire nel nostro disciplinare. Che cosa vuol dire questo per il consumatore? Sicuramente vuol dire una sicurezza in più di quello che io sto acquistando, in quanto riesco a leggere e vedere tutti i passaggi che ho avuto dall'allevamento fino alla vendita e di conseguenza ho la tracciabilità completa della carne di quello che sto acquistando. E per questa puntata è tutto, vi do appuntamento a venerdì con una nuova edizione di Vita Agricola. Vi ricordo che tutte le puntate rimangono sul nostro sito, quindi potete guardarle e riguardarle tutte le volte che volete. Grazie per averci seguito. In collaborazione con Consorzio Latterie Virgilio. Margini Teloni, Guastalla.